Insomma, è una cosa strana, bella, devo dire. Curiosa, non lo sapevo proprio l'esistenza. Anch'io. Ci devi essere portato, però è bello, non so come dire. È molto bello, veramente molto bello. Incoraggiante. No, io ho una cosa interessante, secondo me, avendo vissuto un po' in un mondo anglosassone in cui è difficile, più difficile socializzare rispetto all'Italia, però quello che è strano è che effettivamente gli anglosassoni sono molto più aperti nel dare la propria casa a gente che non conoscono, quindi è più facile trovare bed and breakfast, è più facile trovare per esempio siti che offrono house sitting, quindi uno va via per un mese e cerca in internet qualcuno che si occupi della sua casa. In Italia sarebbe una cosa abbastanza difficile, lascia la mia casa a uno sconosciuto. E il couchsurfing è un po' sullo stesso genere, cioè apro la mia casa a gente che non conosco, di cui ho delle referenze comunque, ma che comunque vado a conoscere di più in questo sistema. Forse per gli italiani è una cosa un po' strana, per me è ancora abbastanza difficile aprirmi a qualcuno che non ho mai visto. Non so. È vero, noi abbiamo un po' più di resistenza ad aprire le porte di casa. Questo infatti la cosa che mi stupiva inizialmente era come lui parlava di sé. Io non sono molto d'accordo, c'è probabilmente un minimo di non così facilità ad aprirsi, ma non è tanto un problema forse di aprire la casa, è un po' un problema di aprirsi agli altri. Sono mondi sconosciuti, guardi, lei dimostra qui che l'Italia è fatta anche da persone come lei, cioè quello che dice Valerio è vero in minima parte secondo me, cioè poi nel tessuto italiano invece esperienze come queste di apertura mentale ce ne sono tantissime, magari i mezzi di comunicazione non ce ne offrono la possibilità di saperlo, non so come dirti, sì. Però secondo me invece c'è questa cultura, Valerio, molto più che in passato. Sentiamo, sì, prego. In Inghilterra è molto forte, secondo me, molto più forte, cioè se uno basta andare in giro e vedere la quantità di bed and breakfast. Mi ricordo una volta ero andato in Cornovaglia, fermato in un bed and breakfast, appena ci hanno visto ci hanno dato le chiavi della casa dicendo dobbiamo uscire. Sì, mi permetto solo di dirti però, Valerio, che nel mondo anglosassone i cittadini hanno la possibilità molto più che in Italia di essere proprietari di casa. Nel nostro paese il 40% degli italiani vive anzi 45 con l'affitto di casa, e quindi dare la propria casa che è in affitto a delle altre persone secondo me diventa più difficile. Beh, no? Però guarda che è assolutamente comune invece in Italia. Adesso vabbè, io conosco questo mondo di couchsurfing, ma devo dire che negli oltre migliaio di membri di Milano. Però permettimi, se tu sei in una casa in affitto, devi ospitare delle persone, 200, come fai? Il proprietario di casa ti chiede. Io posso essere un caso anomalo, ma io vivo a casa mia e ho una stanza in più, ho un bagno in più, quindi sono più facilitato a farlo. Ma tanti amici miei magari condividono l'appartamento con altri ragazzi e ospitano tranquillamente, quindi non è così vero fino in fondo che ci sia questa resistenza. Andiamo ad per aprirsi esperienza. Agli altri. Sentiamo Tiziana. Sì, io sono... è la prima volta che lo sento sinceramente, probabilmente l'ho fatto per una vita perché tutto il periodo dell'università bene o male si viaggiava così, però magari era limitato ad andare da persone che magari già conoscevi o amici di amici, queste cose così, però sinceramente ci volevo chiedere come si fa a diciamo a superare quel timore, quella resistenza iniziale ad accogliere gente totalmente sconosciuta del resto. Cioè finché si è amici o amici di amici magari va anche bene, però quel timore iniziale come si fa a superare? Si fa superare pensando che, ed è quello che sosteniamo e che diciamo sicuramente ed è così, di fatto tu non hai di fronte uno sconosciuto. Chi è iscritto a questo sito ha una scala valoriale che viene in qualche modo condivisa, e uno di questi valori è la solidarietà, il piacere della condivisione, il darsi agli altri. Quindi tu non vai in effetti a casa di uno sconosciuto, veramente sconosciuto, perché se sei iscritto al sito probabilmente condividi parte di questi valori, primo. Secondo, le referenze che ciascuno di noi membri ha avendo ospitato, essendo stato ospite, ti fa già capire a prima vista chi è la persona dove stai andando, quindi non è più di fatto un emerito sconosciuto a tutti gli effetti, ma puoi leggere già dal profilo chi è, e altri meccanismi di sicurezza che citava prima Marzia sono quelli che ti permettono di avere ancora maggiore sicurezza del fatto che non stai andando ad affrontare l'ignoto, ma stai andando a casa di qualcuno di cui puoi fidarti. Possiamo entrare nei dettagli, si chiamano voucher, si chiamano altri meccanismi del genere, però esistono delle cose che possono sicuramente tranquillizzare, specialmente ragazze o donne che viaggiano da sole. Dobbiamo muoverci.
Scusi, ma mi intriga il viaggiare per divani altrui. L'esperto ha avuto avventure piccanti? È divano? No. 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 Giustamente no, perché sennò sarebbe un'altra cosa. Mai. È un pezzo di vita reale, quindi è capitato, non a me personalmente, ma può capitare sicuramente se scattano particolari meccanismi. Volevo chiedere, a proposito di queste ospitate sul divano in Italia, ma quanti sono gli italiani iscritti in questo sito? Allora, a livello mondiale siamo oltre 550.000. In Italia ci sono 19.000 iscritti, numero più, numero meno, 19.000 iscritti con 7.000 divani o 7.000 possibilità di essere ospitati, perché il divano richiama soltanto. Ma pure se fai un divano a settimana non ce la fa, gli anni. Però lei voleva specificare che nei divani non si consuma. Sì, no, volevo assolutamente specificare e ribadire il concetto che il sito non ha niente a che vedere con un sito di incontri o di dating site, come noi diciamo. C'è stato un acceso dibattito fino a ieri all'interno del gruppo di Milano sull'opportunità o meno di partecipare a questa trasmissione, perché si preferisce. Posso credere, avete fatto un'assemblea? No, non abbiamo fatto un'assemblea, utilizziamo internet. Utilizziamo internet e quindi. No, la roba anni 70, il collettivo si riunisce. No, all'interno del gruppo, visto che ci sono dinamiche di gruppo, il gruppo è assolutamente eterogeneo, ci sono dai ventenni ai cinquantenni. Roberto a Genova, se potesse fornire lei le coordinate esatte del sito al quale egli è iscritto, perché i motori di ricerca danno svariate risposte. Grazie, Roberto Rizzo da Genova. Il sito è www.couchsurfing, scritto couchsurfing, si pronuncia couchsurfing.com. Ecco, probabilmente ce l'abbiamo scritto, okay. www. E poi couchsurfing.com. Il dibattito che c'è stato non è stato un'assemblea anni, però c'è stato un dibattito all'interno del gruppo molto articolato. Ma coloro i quali dicevano che sull'opportunità o meno di partecipare a trasmissioni. Ma che era in disaccordo, con quale tesi sostenevano non andare da Costanzo in trasmissione? Che si, no, non è tanto andare o non andare da Costanzo, era il problema di diffondere o non diffonderlo attraverso i media. Ah, ho capito. Il nome del sito e quindi ciò che il sito fa e offre rispetto a un passaparola. Perché sì, alcuni pensano che attraverso il passaparola. Perché la selezione è naturale. Esatto. Da sempre da lei, vorrebbero sapere l'ospite, no? Quanto resta al massimo in casa, chi fa la spesa e se la persona si rivela troppo invasiva? Allora, chiunque decida di ospitare, come dicevo prima, stabilisce le regole. Le regole sono che io non devo offrire da mangiare, poi un piatto di pasta lo si fa sicuramente senza nessun problema. Sul quanto stare normalmente lo si concorda prima, mediamente si va da 1 a 3-4 giorni, ma può succedere anche che poi l'ospite stia meglio se ci sono dei problemi di affinità. Come può anche essere chiesto all'ospite di lasciare la casa, perché noi diciamo sempre, abbiate sempre un piano B, perché l'ospite può non esserci, può avere un imprevisto per qualunque motivo, abbiate un piano B per un'ospitalità alternativa, ma in caso di conflittualità si può chiedere all'ospite di lasciare l'appartamento. Ecco. Non esiste alcun obbligo.